Solo da pochi giorni Daniela è tornata a disegnare, a fissare su un foglio le emozioni, a raccontare. E questo invece era un altro che ho fatto con delle chiavi che c'è scritto SOS, aiuto. Era qualche anno che non disegnavo. 25 anni di depressione, un lungo percorso in discesa, il lavoro, una carriera interrotta nel pieno delle forze, la vita affettiva e sociale che si ferma. Quando inizia la depressione è come qualcosa che si stacca, è come adesso qualcosa che, come un circuito che ha ripreso il suo giro. A far riaccendere quel circuito non sono bastati tanti farmaci, né i continui e lunghi ricoveri. È stata necessaria una scarica elettrica, l'elettroshock o, per i medici, terapia elettroconvulsivante, un attacco epilettico pilotato. Consiste nell'induzione di una convulsione, cioè di una crisi epilettica, attraverso l'elettricità. In realtà la terapia è data dalla convulsione, che prima veniva stimolata attraverso dei farmaci. Poi l'innovazione in Italia di Cerletti e Bini è stata nella tecnica, cioè nell'utilizzo della corrente elettrica per stimolare la convulsione. L'intuizione di due medici italiani, Cerletti e Bini, nel 1938 è giunta ai nostri giorni, riveduta e corretta. La corrente elettrica, che è una corrente elettrica di bassissima intensità, stimola dei gruppi di neuroni e sino a coinvolge tutte quelle aree che sono connesse con la regolazione delle emozioni e dell'affettività e dell'umore. Moderne macchine computerizzate, programmate a seconda del paziente. Tutto si svolge in anestesia generale, senza dolore. Vengono applicate due piastrine metalliche, attraverso cui passa la corrente, solo in un lato del cervello, di solito nell'emisfero destro, cosiddetto non dominante, per limitare possibili effetti collaterali. Il trattamento può durare da mezzo secondo a un massimo di 8 secondi. Il risveglio è rapido, il risveglio praticamente avviene dopo 5-10 minuti. La scossa riaccende di colpo i neurotrasmettitori, aumentando in particolare i livelli di noradrenalina, che nei depressi sarebbe molto carente. La terapia è ancora oggi controversa, da usare solo ed esclusivamente per i casi di emergenza. Per Daniela è stata questa l'unica via d'uscita. Ho tentato anche di tagliarmi le vene, quindi, perché insomma la sofferenza è troppa per la persona, per le famiglie che vivono accanto. Ci sono dei pregiudizi che vanno sfatati contro questa tecnica, perché dopo due trattamenti io mi ritrovo a sorridere alla vita di nuovo. L'elettroshock è la terapia antidepressiva più efficace che esista nei casi di depressione resistente alle altre terapie farmacologiche o agli interventi di tipo psicoterapico. E quindi, soprattutto oggi, è una terapia che si fa spesso in seconda opzione o anche in terza opzione, dopo che sono falliti gli altri trattamenti. Sì, sono migliorata perché praticamente non mi andava di fare più niente, non mi vestivo, non mi lavavo, non volevo vedere gente. Sono passata da uno psicologo all'altro, mi hanno dato naturalmente le medicine che si danno, però invece poi dopo 8-10 applicazioni mi sono sentita molto bene. Le sedute possono ripetersi con cadenza settimanale per alcuni mesi, è sempre obbligatoria la presenza di uno psichiatra e di un anestesista ed è necessario il consenso del paziente, informato sui possibili effetti collaterali. Sono soprattutto degli effetti collaterali a carico della cognizione e della memoria in particolare, che però vengono a scemare piano piano nel corso delle settimane e dei mesi successivi. Oggi si è consapevoli di questi disturbi. Per cui si può cercare, si cerca di minimizzarli in tutti i modi. Io non ho avuto nessun danno di nessun tipo, come molti dicono, e hanno timore di perdere la memoria o di chissà che subire quale danno. Mi risvegliavo come se avessi dormito. Dopo aver fatto questi trattamenti, dopo circa 2 mesi sono tornato al lavoro, ho ripreso la mia attività normale senza nessun effetto negativo. In 3 anni, dal 2008 al 2010, in Italia sono stati fatti 1.400 elettroshock in 90 strutture sanitarie. A ricorrere a questa terapia sono soprattutto donne e persone nella fascia d'età tra i 40 e i 74 anni. Francia, Gran Bretagna, Danimarca e Stati Uniti hanno numeri più alti. Il nostro è uno dei paesi occidentali
dove l'elettroshock invece è meno diffuso e c'è un gran dibattito tra favorevoli e contrari. Terapia salvavita nelle depressioni più gravi per alcuni, trattamento umiliante, con gravi ricadute e senza validità scientifica per i detrattori. Alcuni psichiatri hanno dei ricordi di 50 anni fa, di 40 anni fa, in cui l'elettroshock viene fatto in maniera diversa e comunque non hanno un atteggiamento di tipo clinico, hanno un atteggiamento politico, culturalmente orientato. È una terapia che non è conosciuta in Italia, perché non si insegna nell'università, non ci sono degli studi fatti dagli istituti di sanità. L'elettroshock è una terapia, ci si è chiesti se si possa farne a meno. Diciamo, al momento pare che non se ne possa fare a meno, perché ci sono dei casi che rispondono soltanto all'elettroshock.